Eder. Mech. Pallister. La scomparsa di Nicolas Matias Del Rio, corriere 48enne di Abbadie San Salvatore, è avvolta in un alone di mistero e preoccupazione. Gli eventi che hanno portato alla sua sparizione sembrano seguire una sequenza inquietante, che ha sollevato allarme e innescato un'indagine approfondita da parte dei carabinieri e della procura. Il punto di partenza è stato il carico di borse di lusso, del valore di mezzo milione di euro, che Del Rio aveva prelevato per conto della sua azienda. Durante il tragitto, ha effettuato una telefonata al suo datore di lavoro, comunicando che era stato avvicinato da persone che si presentavano come dirigenti di un'altra azienda, chiedendo se potesse effettuare una piccola consegna per loro. Il datore di lavoro, inizialmente acconsentendo, ha poi realizzato che l'azienda menzionata nella telefonata era chiusa da tempo. Tentativi successivi di contattare Del Rio sono risultati vani, con il suo telefono che è rimasto spento. Il ritrovamento del furgone di Del Rio, bruciato e privo della merce, ha complicato ulteriormente la vicenda. Il veicolo è stato scoperto in una zona isolata di Rocalbegna, in provincia di Grosseto, senza le preziose borse che avrebbe dovuto consegnare. Questo ha portato gli investigatori a ipotizzare una rapina, con la possibilità che Del Rio stesso possa essere stato rapito per ritardare o depistare le indagini. La localizzazione dell'ultimo segnale del cellulare di Del Rio, agganciato alle celle telefoniche di Santa Fiora, ha fornito una traccia significativa, ma non risolutiva. Le forze dell'ordine stanno seguendo questa pista per cercare di ricostruire gli ultimi movimenti del Corriere. Al momento, la situazione è altamente complessa e le ricerche per ritrovare Del Rio continuano in modo intenso. Gli investigatori stanno considerando tutte le ipotesi possibili, inclusa quella di un coinvolgimento involontario del Corriere in un piano criminale più ampio. La comunità locale è in apprensione e spera in una rapida risoluzione del caso, mentre le autorità continuano a lavorare senza sosta per fare luce su questa misteriosa scomparsa. In un caso del genere bisogna anche considerare l'allontanamento volontario. Con un carico così prezioso potrebbe essersi accordato con qualcuno per soldi, dopodiché aver simulato il furto ed essere in tal caso quindi vivo e in fuga volontaria. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.